Non ho nessun consiglio da darle, avvocato. Stiamo parlando. Non sono sicuro che lei capisca la mia posizione. E invece la capisco, avvocato. Le azioni creano conseguenze che producono nuovi mondi, sono tutti mondi diversi. Dove i corpi vengono sepolti nel deserto, quello è un certo mondo. Dove i corpi vengono lasciati perché li trovino, quello è un altro. E tutti questi mondi che prima c'erano sconosciuti devono essere sempre stati lì, non crede? Non lo so. Mi può aiutare? La inviterei a rendersi conto della situazione in cui si trova, avvocato. Questo è il mio consiglio. Non tocca a me dirle che cosa avrebbe dovuto o non dovuto fare. Il mondo in cui cerca di riparare agli errori che ha commesso è diverso dal mondo in cui ha commesso quegli errori. Lei adesso è al bivio e vorrebbe poter scegliere, ma non può più farlo. Può solo accettare. La scelta è stata fatta tanto tempo fa. È ancora lì, avvocato? Sì. Io non la voglio offendere, ma gli uomini riflessivi spesso si trovano in un luogo lontano dalla realtà della vita. In ogni caso, dovremmo tutti prepararci un posto dove poter accogliere le tragedie che prima o poi colpiscono le nostre vite, ma questa è una precauzione che pochi mettono in pratica. Lei conosce i versi di Machado? Conosco il nome. Caminante non è cammino, se hace camino all'andar. Grande poeta. Machado era un maestro di scuola e sposò una giovane, bellissima ragazza. E l'amava moltissimo. Ma lei morì. E allora lui diventò un grande poeta. Io non diventerò un grande poeta. No, forse no, ma anche se lo diventasse, non l'aiuterebbe. Machado avrebbe dato ogni parola, ogni poesia, ogni verso che aveva scritto per avere anche solo un'altra ora con la donna che amava. E questo perché quando entra in gioco il dolore, le normali leggi dello scambio non si applicano perché il dolore trascende il valore. Un uomo darebbe via intere nazioni per togliersi il dolore dal cuore e tuttavia... Non possiamo comprare niente col dolore. Perché il dolore non ha alcun valore. Perché mi sta dicendo questo? Perché lei continua a negare la realtà del mondo in cui si trova. Lei ama sua moglie così tanto, così completamente, al punto che scambierebbe il suo destino con quello di lei? E non parlo di morire, perché morire è facile. Sì, sì, vado al diavolo! È bello sentire questo, avvocato. Che cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo che questa è una possibilità? No. Non è possibile. Ma lei ha detto che io sono quell'uomo. A quel bivio. Sì. È al punto in cui deve capire che non si può più tornare indietro. Lei è il mondo che ha creato. E quando lei cessa di esistere, anche il mondo che ha creato cessa di esistere. Ma per coloro che sanno di stare vivendo gli ultimi giorni del loro mondo, la morte acquista un diverso significato. La estinzione di ogni realtà è un concetto che nessuna rassegnazione sa accettare. E allora tutti i grandiosi progetti e tutti i piani saranno finalmente esposti e rivelati per quello che sono. E ora, avvocato, la devo lasciare perché devo fare altre telefonate. Se avrò tempo, credo che farò un ripassino.